29 aprile 1612 il vescovo Carlo Bescapè fondava in Novara la Confraternita della Buona Morte e già nel 1620, nella Basilica del Patrono Novarese, troviamo una grande cappella dedicata al ricordo dei defunti, detta della Buona Morte. La cappella si presenta imponente e pesantemente decorata secondo il gusto dell'epoca. Al centro della cappella vediamo la grande tela del Moncalvo, raffigurante la deposizione del Cristo dalla croce e deposto tra le braccia della Vergine, episodio raccontato con drammatico realismo. Ai lati della tela vediamo le figure dei santi Gregorio Magno, il pontefice che ispirò la tradizione delle messe gregoriane dedicate al suffragio delle anime del purgatorio, e di Santo Dilone, abate di Cluny, che scelse il 2 novembre come giornata dedicata alla commemorazione di tutti i defunti. Al lato della cappella è collocata l'enorme tela di Pierfrancesco Mazzucchelli, detto il Morazzone, raffigurante un impressionante e spettacolare giudizio universale, dove dai bagliori infernali che riverberano in basso si sale in alto, dove un Cristo giudice severo ma misericordioso si staglia nella luce splendente. L'apparato decorativo riprende le antiche influenze medievali, trasformando la cappella in una sorta di drammatico teatro, dove il trionfo della morte è portato all'esasperazione. Piccoli teschi contornati all'esterno della cappella introducono ad uno spazio dove possiamo vedere altri teschi sormontati da rubicondi e giocosi putti in uno stranissimo e inconsueto contrasto tra la vita esuberante e la dissoluzione corporea. Non mancano poi spaventosi e realistici scheletri che nella loro fissa immobilità rammentano chi guarda il momento ultimo e il termine di ogni fasto superbo terreno che a tutti è destino comune. Infine, un'immagine veritiera e drammatica della morte che è espressa nel corpo in dissoluzione, dipinto dal Morazzone, calato nella tomba e adagiato tra vermi e serpi su altre ossa in corruzione. Al centro della cappella, però, il Cristo morto, deposto tra le braccia della Vergine, che di lì a pochi giorni risorgerà trionfante, ci dona una speranza di resurrezione, ricordando che la morte altro non è che un passaggio necessario a una nuova vita.